Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Omaggio a tutti i devoti e tutti gli amici che seguono da casa, Diana, Alex, Nereo e Michela, Luciano, Enza, anche Enza, Hare Krishna, che da qualche giorno segue questi studi, queste lezioni. Allora, oggi continuiamo la nostra preparazione al Ratha Yatra che avrà luogo domani per le vie del centro di Firenze. E continuiamo a prepararci leggendo una meravigliosa lezione di Srila Prabhupada tenuta il 27 giugno del 1971 a San Francisco ed è praticamente la seconda parte della lezione di ieri. Sono due lezioni a sé stanti, questo evidentemente è un secondo momento all'interno della cerimonia in cui Srila Prabhupada si rivolge nuovamente agli astanti. Quindi San Francisco, 27 giugno 1973, in occasione del Ratha Yatra. Prabhupada inizia. Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhava Tume. E qui la folla ripete, quindi se volete potete ripetere anche voi. Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhava Tume. Che significa, per favore, mio caro signore Jagannath, mostrati ai miei occhi. Hare Krishna, qui sempre preoccupata, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Grazie molte. Signore e signori, io vi ringrazio molto per la vostra gentile partecipazione a questo grande festival del Ratha Yatra. Ho già spiegato cos'è il Ratha Yatra, il festival del Ratha Yatra. È la commemorazione della maestosa visita del Signore Krishna insieme al suo fratello maggiore Balarama e a sua sorella più giovane Subhadra alla cerimonia in occasione dell'eclissi solare a Kurukshetra. Quell'evento rappresenta l'oggetto di questo Ratha Yatra. E a parte i riferimenti storici, a proposito del festival del Ratha Yatra, c'è un altro significato spirituale, ovvero che il Signore è situato nel cuore di tutti e questo corpo è proprio come un Ratha, proprio come un carro. Ratha significa carro. Egli è seduto nel cuore di ognuno. È stabilito e affermato nella Bhagavad Gita Sarvasya Chaham Ridhi Sannivishto. Krishna dice: io sono seduto nel cuore di tutti. Matta smritir gyanam apohanam cha. Questa è Bhagavad Gita 15:15. Matta smritir gyanam apohanam cha. Krishna dice: io do a tutti l'intelligenza, così come ad ognuno posso portarla via l'intelligenza. Questo dice Krishna in questo capitolo, in questo verso. Questa doppia attività è eseguita dall'anima suprema. Da un lato, egli, l'anima suprema, Krishna, aiuta a realizzare il sé, a come realizzare Dio, e dall'altro lato aiuta anche a dimenticare Dio. E com'è possibile che la suprema personalità di Dio, come Paramatma, nella forma di Paramatma, faccia queste due cose, queste due attività? Il significato, il senso, l'essenza è che se noi vogliamo dimenticare Dio, Dio ci aiuterà in tal modo affinché noi potremo dimenticarlo vita dopo vita.
Ma se noi vogliamo ristabilirci nella relazione con Dio, da dentro Egli ci aiuterà in tutti i modi, in ogni modo. Questa forma di vita umana è una opportunità per la realizzazione di Dio. Senza la realizzazione di Dio, la nostra vita è frustrata. Essendo parte integrante di Dio, questo è il nostro dovere, ovvero comprendere la nostra relazione con Dio e agire di conseguenza. E quindi, allora, se faremo così, lo scopo finale della vita sarà ottenuto. Lo scopo finale della vita è ottenere la vita eterna, una vita eterna piena di conoscenza e beatitudine, come dice la Brahma Samhita, Sat Chit Ananda Vigraha. Sat significa eterna, Ananda significa beata e Chit significa di conoscenza. Questo corpo invece è esattamente l'opposto, non è Sat, non è eterno, questo corpo è temporaneo, non è eterno. Questo corpo è anche pieno di ignoranza. Praticamente non c'è conoscenza. Noi non sappiamo, questo è un esempio molto pratico, noi non sappiamo, dopo aver chiuso gli occhi, cosa può succedere davanti ai nostri occhi. Se chiudiamo gli occhi, non capiamo più cosa ci sta succedendo davanti. Così la nostra conoscenza è sempre imperfetta. E questa vita è anche miserabile. Non è affatto fonte di felicità, questa vita. Ad ogni passo ci sono tre tipologie di condizioni miserabili: adhyatmika, adibhautika, adidaivika. Adhyatmika. Per adiatmica si intendono le miserie che riguardano il corpo e la mente, le miserie, le sofferenze, i dolori che riguardano il corpo e la mente. Adibautica si riferisce alle condizioni miserabili di sofferenza, alle condizioni fonti di sofferenza offerte da altri. Procurate, grazie, procurate da altri esseri viventi. E adidaivika significa disturbi naturali. Così, o ci sono queste tre, o almeno una o due devono essere sempre presenti. Questa è la condizione materiale di vita. Ma in quanto anime spirituali, noi siamo Satchidananda, Vigraha, parti integranti di Satchidananda, Vigraha. Sat significa eterno, Chit significa conoscenza e Ananda, beatitudine. Quindi, se noi vogliamo avere una vita eterna, piena di conoscenza e di felicità, di beatitudine, allora dobbiamo prendere, accettare e comprendere questa coscienza di Krishna. Questo movimento per la coscienza di Krishna è l'attività benefica più grande nella società umana, presente nella società umana. Noi stiamo fornendo informazioni a tutti gli uomini, senza alcuna discriminazione di casta, di credo, di colore della pelle, perché ogni essere umano specialmente, ma non solo gli esseri umani, tutte le entità viventi, inclusi gli animali, le bestie, gli uccelli, gli alberi, le forme acquatiche, tutti possono raggiungere la più elevata perfezione della vita grazie a questa coscienza di Krishna. Ma specialmente, in particolar modo,
L'intelligenza superiore dell'essere umano può essere utilizzata per realizzare Krishna. Se noi non facciamo questo, se noi non agiamo in questa maniera, stiamo sprecando una grande opportunità. Quindi, la nostra richiesta a tutti è di comprendere questa filosofia della coscienza di Krishna. Se qualcuno vuole comprendere questa filosofia da un angolo prospettico filosofico o da un punto di vista scientifico, noi abbiamo tanti volumi, un immenso numero di libri. Potete leggere e cercare di comprendere cos'è questo grande movimento, la coscienza di Krishna. Ma tu puoi anche, senza alcun problema, senza leggere i libri, semplicemente accogliendo questo canto, Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, ed ottenere lo stesso risultato. Lo sta ripetendo spesso, questi giorni, Prabhupada. Anche un bambino può partecipare, può unirsi. In realtà abbiamo esperienza di questo, anche un bambino, un cane, un animale, tutti possono prendere parte a questo movimento. Durante il movimento del Signore Chaitanya, quindi 500 anni fa, quando egli attraversò la grande foresta conosciuta come Jharkhanda, la foresta di Jharkhanda, nell'India centrale c'è una grande foresta, Jharkhanda. Insieme a lui danzava, cantando Hare Krishna, danzava insieme a lui le tigri, gli elefanti, i cervi, tutti danzavano e cantavano il mantra Hare Krishna. È così bello, è veramente spirituale. La stessa vibrazione può immediatamente entusiasmare, risvegliare la vostra estasi nella coscienza spirituale. Per favore, quindi, accettate questo canto del mantra Hare Krishna. Non c'è perdita, non c'è costo, noi non facciamo pagare nulla. Abbiamo organizzato questo Ratha Yatra, questo festival del Ratha Yatra, elemosinando di porta in porta. Sebbene noi non abbiamo i mezzi, malgrado questo stiamo eseguendo questa funzione per il beneficio delle persone in generale. Per favore, avvantaggiatevi di questo movimento spirituale e rendete la vostra vita beata e perfetta. Se voi perdete questa opportunità, non saprete dove andrete nella prossima vita. Dove dovrete andare nella vostra vita, nella prossima vita, non lo sapete. Se perdete questa opportunità, non potrete sapere dove andrete nella prossima vita, però ci dovrete andare. Non pensate che non ci sia una prossima vita. Prossima vita. In ogni momento noi stiamo cambiando il nostro corpo. Voi sapete che quando il vostro corpo era un bambino, quel corpo era molto piccolo. Ora quel corpo non c'è più. E quando voi eravate un ragazzo, c'era un altro corpo. Quel corpo non è più qui. Ora voi siete giovani uomini e c'è un altro corpo. E quando diventerete uomini anziani come me, avrete un altro corpo. Questo significa che stiamo cambiando corpo ad ogni istante, ad ogni secondo, impercettibilmente. Ma io, l'anima spirituale, esisto in ogni circostanza. Quindi questo è naturale. È naturale concludere che dopo aver lasciato questo corpo, io dovrò accettarne un altro. E questo è un fatto. Questa è una verità vedica. Vasam Sigirnani Yatavi Haya, Bhagavad Gita 2.22.
e dato l'esempio del cambio di vestito. Similmente, noi stiamo cambiando il nostro vestito da un corpo ad un altro. Noi abbiamo cambiato vestito nella forma di animali acquatici, pesci, nel mare, e poi avete cambiato corpo, noi abbiamo cambiato corpo come piante rampicanti, piante ed alberi per molti, molti anni. Allora poi noi abbiamo cambiato nuovamente corpo nella vita di insetto, di rettili, e abbiamo cambiato corpo 300.000 corpi di bestie. Quindi siamo giunti alla forma umana. Questa è anche, c'è anche un'evoluzione attraverso forme umane di vita non civilizzate, ma ora ci sono forme di vita non civilizzate, anche forme di vita umana non civilizzata, che sono praticamente animali. Quindi si passa anche attraverso di quelle, attraverso quelle. Ora, dice Prabhupada, questa forma di vita umana civilizzata, con una intelligenza superiore, con una coscienza superiore, è finalizzata alla realizzazione di Dio. E non è concepita questa forma di vita umana civilizzata per utilizzarla come gli animali che sprecano il loro tempo semplicemente sprecando il loro tempo semplicemente mangiando, dormendo, accoppiandosi e difendendosi. Cioè, da un punto di vista animale effettivamente non è una perdita di tempo. Uno potrebbe dire: ma un cane non sta perdendo tempo. Però Prabhupada sta parlando da una piattaforma spirituale. Prabhupada vede l'anima, Andita Sama Darshina, vede le cose come stanno, Tattva Darshi, vede la verità, vede le cose come stanno, non vede l'involucro, e pensano: quello è un cane, fa una vita da cane, perché un cane come non che sta sprecando il suo tempo, no? Direbbe un animalista, no? Una persona amante dei cani, tipo, come che discorso fate, no? Il cane non sta perdendo tempo. No, è perché non sei un pandit. Se pensi questo, se fai questa osservazione, se nel tuo cuore emerge questa obiezione, allora vuol dire che non sei un pandit, vuol dire che non sei una persona veramente erudita, non sei depositario della vera conoscenza. Prabhupada invece vede l'anima spirituale, vede che l'anima spirituale, che dovrebbe invece vivere nel mondo spirituale, perfettamente cosciente di sé, perfettamente cosciente di Dio, vivendo una vita eterna piena di conoscenza e di felicità, sta sprecando la sua vita all'interno di un corpo animale. Ma se per questo la stiamo sprecando anche all'interno di una forma umana, non è che la forma umana è migliore di una forma animale se la forma umana non è utilizzata per la realizzazione spirituale. Allora, don't waste your time, dice Prabhupada, non sprecate il vostro tempo, non disperdete le vostre energie dietro a qualunque aspetto di questo mondo filosofico, culturale, religioso, sportivo. Adesso i mondiali, ci sono i mondiali, quanta intelligenza, quanto entusiasmo, quanta passione sprecata, quante energie sprecate dietro questo evento totalmente inutile, no? Shrama eva ikevalam, dice lo Srimad Bhagavatam. Hare Krishna Maharaj, buona giornata. Shrama eva ikevalam. Lo Srimad Bhagavatam dice: qualunque attività compiuta da un essere umano che non sia tesa a risvegliare il proprio amore dormiente o latente per Dio, per Krishna, per il Signore presente già nel cuore, qualunque attività che non miri a risvegliare questa condizione di coscienza, Shramaiva Ikevalam, è un'inutile perdita di tempo. Dharma svanostita punsa vishvakshena katasuyat. Significa questo: qualunque dharma, qualunque attività dharma. Dharma significa qualunque metodo religioso, filosofico, qualunque attività in generale dharma che non sia tesa, svanostita punsa, eseguita dall'uomo, che non sia punsa significa uomo, che non sia dall'essere umano, tesa, che non tenda
provare attrazione per il messaggio Vishvakshena Katha. Vishvakshena Katha Soyata significa per il messaggio che non generi attrazione, interessamento, interesse per il messaggio di Vishvakshena, che è un altro nome di Krishna. Quindi qualunque attività che non sia tesa a quello, Shrama Eva Yekevalam, è un'inutile e dannosa perdita di tempo. Quindi in questo senso Prabhupada dice, attenzione, che la forma umana di vita civilizzata, la nostra, questa, non è destinata ad un utilizzo come simile a quello degli animali, del corpo animale, che sprecano, gli animali sprecano il loro tempo semplicemente mangiando, dormendo, accoppiandosi e difendendosi. Questo non è la nostra attività, non è il nostro business, non è il nostro affare. Non dobbiamo impegnarci in questo. E Prabhupada specifica. E parte, queste quattro cose, mangiare, dormire, accoppiarsi e difendersi, è parte della nostra attività inerente al corpo. Ma io sono un'anima spirituale e la mia attività principale, c'è una gerarchia, come si dice, ci sono delle priorità. Bene, prioritariamente la nostra attività è quella di comprendere cosa sono, chi sono, da dove vengo, dove sto andando e perché sono sempre costantemente sottoposto alle tribolazioni, alle pene, alle sofferenze causate dalle triplici miserie di cui parlavamo prima, adhyatmica, di bautica, di daivica, klesha, tipiche del mondo materiale. Queste questioni debbono essere risolte. Se non le risolviamo, semplicemente stiamo vivendo come animali. Gli animali non possono risolvere, non possono porre queste domande, né possono comprendere la risposta. Ecco perché è uno spreco di tempo. Ecco perché Prabhupada dice non sprecate la vostra vita umana come la stanno sprecando le anime spirituali all'interno di un corpo animale. Perché se hanno ottenuto una forma di vita umana, evidentemente le loro azioni precedenti in forme umane sono state attività Shrama Eva Ikevalam, che sono state un'inutile perdita di tempo, e le loro attività evidentemente, se li hanno portati a ricevere un corpo animale, non erano attività tese a risvegliare l'attrazione, l'interesse per Vishvakshena Katasuyat, per i discorsi, gli argomenti riguardanti Vishvakshena, riguardanti Krishna, Dio, la persona suprema. Dharma svanostita punsa Vishvakshena Katasuyat, Shramaiva Ikevalam. Allora, la forma umana di vita, nella forma umana di vita possiamo porre queste domande: chi sono, da dove vengo, dove sto andando, perché sono costretto a soffrire e così via, e anche possiamo comprendere le risposte. Nella forma animale non possiamo né porre queste domande né comprendere le eventuali risposte. Nel Vedanta Sutra questo è chiamato Brahma Jigyasa, ovvero essere inquisitivi, essere desiderosi di conoscere a riguardo del Supremo, Brahma. Brahman è il Supremo. Dunque, c'è anche Sara collegata. Hare Krishna Mataji. Dunque, così questa è la nostra prerogativa. Per favore,
Sfruttate l'opportunità di questa forma umana, avvantaggiatevi di questa forma umana, di questo corpo umano e cercate di comprendere voi stessi e pulite il vostro cuore dalle cose sporche attraverso il canto, grazie al canto Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Grazie molte, Hare Krishna. Quindi Prabhupada ha aperto e chiuso con delle affermazioni che sono derivate direttamente dalla bocca di loto di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ha iniziato citando Jagannathastakam, che riporta questo refrain, questo ritornello: Jagannatha Swami, Nayana Patagami Bhavatu Me, per favore, Jagannatha Deva, per favore, Shri Jagannath, renditi visibile ai miei occhi. E co ha concluso Srila Prabhupada questa conferenza, questa esposizione, citando, traducendo il primo Shikshashtakam di Sri Chaitanya Mahaprabhu, la prima istruzione scritta di Sri Chaitanya Mahaprabhu, che dice che il canto del Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Cheto Dharpa Namarjanam, pulisce lo specchio del cuore da tutte le cose sporche. Allora, Shrila Prabhupada Ki Jai. Allora, Diana Alex salutano, Michaela Hare Krishna, Sara Jai, Shrila Prabhupada, Maggi. Diana dice: con tutto l'impegno e il denaro buttato via per i mondiali di calcio o altri eventi simili, frutto di false autoidentificazioni, si potrebbero rifornire di libri trascendentali tutte le biblioteche, le scuole, le carceri di ogni cittadina del mondo. Utopico? No, non è utopico, perché altrimenti effettivamente se questo pensiero, chiaramente spirituale, è totalmente genuino e ispirante, se fosse utopico, vorrebbe dire che utopico è anche utopica è anche l'affermazione di Sri Chaitanya Mahaprabhu, che ha chiaramente detto: Priti Vitta Chayatana Garadigram Sarvatra Prachara Haive Morannam, ovvero che il santo nome di Krishna si diffonderà in ogni città, in ogni villaggio. E non è una previsione, forse sì, forse no, è una previsione trascendentale. Sri Chaitanya Mahaprabhu vede che esattamente sarà così. Al di là del tempo e dello spazio, materiali, Krishna vede, Sri Chaitanya Mahaprabhu stabiliscono che per la propria volontà, per la sua volontà, il suo santo nome sarà diffuso in ogni città, in ogni villaggio, che è esattamente quello che sta succedendo gradualmente. È parossistico, è proprio come un morbo, come una pandemia. Sta crescendo, 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 si sta espandendo in tutto il mondo, però ovviamente non è una malattia, non è una cosa infausta, ma è totalmente fausta, subhadra di supremo auspicio questa diffusione del canto del mantra di Krishna, perché ci riporta tutti a casa. Quindi fantastica questa conferenza di Srila Prabhupada, bellissima. Espone, propone chiave di lettura della Ratha Yatra. E dice: sì, abbiamo già spiegato che il festival della Ratha Yatra è un festival, una celebrazione tesa a commemorare la maestosa visita di Sri Krishna con suo fratello e sua sorella a Kurukshetra in occasione della cerimonia dell'eclissi solare. E va bene. E quindi Jagannath, Baladeva Subhadra vengono trasportati in questi maestosi carri per le vie della città e si mostrano a tutti Krishna, Balarama e Subhadra.
A tutti quanti viene offerta l'opportunità di tirare le corde del loro carro e così via. Sappiamo, ci si libera dal samsara, ci si libera dal ciclo di nascita e morti semplicemente tirando la corda. Tirando la corda. Si dice tirare la corda, no? Quando è che si dice si tira la corda? Io tiro la corda. Quando si dice? Ah, ha tirato la corda. Ha tagliato la corda, si dice. Ah, ha tagliato la corda. Quindi ha tagliato la corda. Tirando le corde del carro del signor Jagannath si taglia la corda da questo mondo materiale, si lascia questo mondo materiale e va bene. E questo Prabhupada l'ho spiegato nella conferenza che evidentemente c'è stata, ha avuto luogo in una prima parte di questa celebrazione del 71 a Filadelfia, dov'era? San Francisco. Adesso, in questa seconda occasione che ha di parlare, Srila Prabhupada spiega adesso. Questo ve l'ho già spiegato. Adesso, a parte i riferimenti storici, a proposito della Rata Yatra c'è un altro significato spirituale. Krishna seduto su un carro. Il carro è paragonato, il corpo è paragonato nelle scritture vediche ad un carro e in questo carro, su questo carro, è seduto Krishna. E lì inizia a spiegare come Krishna effettivamente non solo dà il ricordo di sé a chi lo vuole, ma dà anche la dimenticanza, l'oblio, a chi vuole dimenticarsi di lui, a chi vuole dimenticarsi di lui, fa completamente, completamente dimenticare l'anima spirituale della propria essenza di anima spirituale, dell'esistenza di Dio, completo oblio, certo. Ci vuole qualcuno di veramente, veramente, veramente potente per far dimenticare all'anima spirituale di essere un'anima spirituale. Ci vuole una potenza veramente suprema. Infatti, solo Krishna può far dimenticare all'anima spirituale di essere un'anima spirituale. Solo Krishna può far dimenticare all'anima spirituale chi lui è, chi Krishna è. Così come soltanto il sole può creare delle nuvole che possano oscurare la nostra visione del sole, solo il sole. Infatti le nuvole sono una creazione del sole, che non coprono il sole, ma coprono sicuramente la nostra visione del sole, ed è una creazione del sole. Alla stessa maniera l'Apohanam, di cui parla Krishna, nel verso 15 del capitolo 15, anche facile da ricordare, 15-15, Apohanam è la dimenticanza di Krishna. E se dimentichiamo Krishna, automaticamente dimentichiamo tutto il resto, dimentichiamo noi stessi e dimentichiamo tutto dimenticando Krishna. Così come chiusi in una stanza buia dove il sole non penetra, la luce del sole non penetra, completamente buia, io non vedo il sole e automaticamente non vedendo il sole e non beneficiando della luce che promana dal sole, io non vedo più neanche me stesso e non vedo più niente di ciò che mi circonda. Cado nell'ignoranza, cado nelle tenebre. Tamaguna. E Krishna si nasconde quando noi vogliamo che lui si nasconda. E perché vogliamo che si nasconda? Perché vogliamo essere noi Krishna, vogliamo essere noi il centro. Noi vogliamo essere il centro. E questo si vede purtroppo in ogni cosa che facciamo e diciamo. Nel momento in cui noi proponiamo la nostra opinione a riguardo di qualcosa o a riguardo addirittura della verità assoluta, noi ci stiamo sostituendo a Dio. Perché chi può parlare della verità assoluta se non la verità assoluta in persona? Nel momento in cui io do la mia opinione, anche per cose a riguardo di argomenti mondani, di argomenti semplici, nel momento in cui io do la mia opinione, io mi sto sostituendo a Dio. E così via. Allora Krishna si nasconde. Questo è il nostro desiderio, Krishna si nasconde. Nascondendosi ci fa sperimentare cosa significa voler, cosa comporta il delirio di onnipotenza. Cosa comporta? Che costantemente siamo torturati dalle triplici miserie,
dalle tre forme di sofferenza che provengono dal corpo e dalla mente, che provengono dal corpo e dalla mente degli altri esseri viventi, umani e non umani, dalla zanzara d'estate al vicino, al capo, al capo al lavoro, quello in macchina che ci suona, ci tampona, ci manda a quel paese, eccetera. E l'altra forma di sofferenza è quella di adidaivika, le perturbazioni, come si chiamano? Le calamità naturali. Questo comporta il voler mettersi al centro, il voler mettersi in una posizione che non ci pertiene, che non ci compete, che non ci riguarda. Non siamo Dio, non lo saremo mai, si dice, no? Questo è il punto sollevato da Srila Prabhupada. Bene. E poi ovviamente parla di quanto è importante accettare, ci spiega quanto è importante accettare questo mantra di Krishna, la pratica della coscienza di Krishna, e di quanto sia vitale, perché questa forma di vita umana è temporanea come tutte le altre, e la forma di vita umana è l'unica forma che ci dà la possibilità di realizzarci spiritualmente, di capire chi siamo, dove stiamo andando, da dove stiamo venendo, chi è Dio, qual è la natura della relazione con Dio, è l'unica. E se la sprechiamo, vivendo come gli animali, non ci sarà data un'altra forma umana, perché se la sprechiamo, è chiaro che non ci verrà più concessa, perlomeno nella prossima vita. Quindi Michela dice, nella forma umana si soffre fisicamente, possiamo farne un'opportunità. Il dolore può farci saggi, l'amarezza miti e la malattia forti. Certo, basta capire che nel dolore, nell'amarezza, nella malattia sono condizioni normali per l'essere vivente. E lo si capisce dal fatto che non li vogliamo. Non le vogliamo. Se non le vogliamo, ma siamo costretti a sopportarle, non dobbiamo concludere che quindi è normale. Se fosse naturale ammalarsi, se fosse naturale morire, se fosse naturale invecchiare, allora affronteremmo queste fasi, queste situazioni della vita, come qualunque altra cosa normale, come passeggiare, come respirare, come giocare, come ridere, come amare. Uno passeggia, è contento, passeggia, è naturale, è normale. Uno respira, respira normalmente, è contento, respira. Ma la stessa cosa non posso dire con la morte, no? Uno muore tranquillo, normale, muore perché non è naturale. Chi vuole morire? Chi vuole ammalarsi e chi vuole invecchiare? Anzi, veramente tutti stiamo cercando di non fare né l'una né l'altra né l'altra. E però siamo costretti a subirle. E così come le sofferenze del corpo, le sofferenze della mente, depressione, paturnie fisime, varie nevrosi, psicosi. Siamo costretti a subirle, perché? Quindi così, solo in quel modo si può diventare saggi, miti e forti. Se capiamo che non sono naturali, che non sono per niente naturali, prerogativa della forma dell'essere vivente, e accettiamo con diligenza, con entusiasmo, con determinazione, accettiamo il metodo della coscienza di Krishna. Agiamo di conseguenza, dice Prabhupada. Lo capiamo e agiamo di conseguenza. E Diana dice, allora non resta che pazientare e intanto rimboccarci le maniche, giusto? Tirare la corda, si dice per portare all'esasperazione una situazione, tirarla per le lunghe o esagerare. Tirare la corda. Ah, certo, anche, certo, si usa anche questo. Sì. E poi dice, Michela dice, la nostra bocca tacerà, ma le labbra, quando si apriranno, annunceranno il bene. Da Giobbe, di Joseph Roth. E io condivido perché lo sto sperimentando, quindi tutto può essere grazia. Krishna si nasconde, ma l'anima riceve una rivelazione quando è ansiosa di riceverla. Sì, quando è ansiosa. È avida di conoscenza spirituale, allora la riceve. Sì, è per quello che Krishna ci segue nel cuore. Ovunque andiamo, in qualunque incarnazione
qualunque corpo saremo costretti a prendere, Krishna è sempre con noi nel cuore. Sì, perché è lì che aspetta, attende, paziente, perché è eterno, però contemporaneamente con impazienza, che noi ci rivolgiamo nuovamente a lui. Bene, allora grazie, grazie a tutti per essere qui collegati, per partecipare a questa condivisione, a questo Vishvakshena Katha, a questo Krishna Katha. E ricordiamo che oggi pomeriggio ci sarà un appuntamento speciale con Soffermiamoci, speciale, sempre speciale quando si parla di Krishna. E oggi Soffermiamoci sarà dedicato a Ganga Mata Goswamini, la storia della principessa santa che diventò maestro spirituale. Una storia bellissima, densa di significati e, come al solito, queste storie, queste testimonianze vive forniscono a profusione strumenti pratici per la propria vita spirituale, vero? Pratica la coscienza di Krishna. Bene, saluto anche Adenza, se è registrata, se è collegata. E a tutti quanti, Michela, Diana, Nereo, Sara, Battinsara, D'Aprilia, tutti quanti. Alex, e Diana dice, bella citazione questa qui, che ha fatto Michela, importante realizzazione. Buon Rata Yatra a Firenze. Hare Krishna. Nella amata Firenze di Diana, amata da Diana Firenze, quante volte l'ha detto? Michele dice ciao Diana. Hare Krishna. Allora a questa sera e a domani mattina. A domani mattina con... no, domani mattina... Domani pomeriggio con il Rata Yatra a Firenze. Chi può venire? Può essere anche che qualcuno, qualche devoto stia organizzando una diretta, come è successo qui a Roma. Può essere che Faninayaka Prabhu, Trinani Prabhu stiano organizzando per una diretta speciale, per un'esterna, con strumenti che possano permettere lo streaming. Può essere, non è da escludersi. Comunque, lo sapremo in corso d'opera. Bene, Hare Krishna. Buona giornata a tutti quanti. Srila Prabhupada Ki Jai. Prabhupada con le braccia alzate, così, questa foto è alle spalle Jagannath Baladeva Subhadra. Srila Prabhupada Ki Jai, Sri Rata Yatra Ki Jai, Sri Jagannath Baladeva Subhadra Ki Jai, Sri Sri Nitai Sachinandana Ki Jai, Nitai Gora Premanande. Arrivo.